visitina al Lidl, la facciamo? Andiamo. Orario intelligente. Guarda i fiori. Gerbere, rose, ma io ho ancora le rose gialle che mi ha comprato mio marito. Allora, io sono venuta per il gelato buonissimo che hanno qua al Lidl. Però nel frattempo vediamo anche un po' di novità. Stanno preparando le offerte per domani. Oggi è domenica. Sapete che il lunedì e il giovedì mettono tutte le novità. Guardate che carine queste borse. Prezzo 14,99. Quello era un trolley, ci sono i trolley 39, quello era sui 50 euro, 59. Qua ci sono mutandine per bambini, 4,99, articoli per il giardinaggio, lettino, sdraio, però non vedo il prezzo. Vediamo che c'è qua. Però devo dire la verità, è parecchio che io non compro al Lidl oggettistica. Ad esempio mi ricordo che 2-3 anni fa per Pasqua uscirono un sacco di cose carine e di cose shabby. Ora è un sacco di tempo invece che non trovo niente. A parte i fiori e poi i prodotti alla cheratina per i capelli, devo dire che non ho comprato niente. Perché non è uscito più niente. Allora, qua ci sono dei prodotti nuovi Sien. Dunque, non ho capito che cosa è. Mi sembra di capire. Aspettate. Non ho capito se è una specie di spruzzo per i capelli, face wash no, quindi questo è per il viso, cleansing expert, for free for, no niente, questi sono prodotti per la pelle, queste sono maschere. Niente, adesso prendo il gelato, questo quale pesto è? Vediamo, è quello che piace a me. Sì, pesto rosso, sì. No, allora, ok, prendiamo il gelato. Allora, io prenderei
la fragola, che è buonissima, e poi proverei, no, cos'è, sì, cioccolato, prendiamo questo, non mi ricordo, io prendevo un gelato, un cioccolato che era buonissimo. Proviamo questo, sì, dai, proviamo questo, il cioccolato. L'altra volta ve l'ho detto, questa marca è buonissima, fa dei gelati ottimi. Lo puoi tenere tu? Allora, di questo marchio potete prendere tutti i gusti, perché sono veramente uno più buono dell'altro. Primo piano di Maya. Ragazze, buonasera. Allora, sono gasata perché oggi è il compleanno dei miei figli, 7 giugno. Per chi mi segue in maniera assidua e affettuosa, saprà che i miei figli li ho partoriti lo stesso giorno, a distanza di 4 anni. Quindi mio figlio Marco, il primogenito, è nato il 7 giugno dell'84 e mia figlia Alessia, la seconda, è nata il 7 giugno dell'88. Quindi per tutti questi anni, i miei figli ormai sono belli grandi, abbiamo sempre festeggiato quando erano piccoli, naturalmente sempre la festa con tutti i compagni. E, insomma, fino a qualche annetto fa si festeggiava insieme, ora invece naturalmente sono belli grandi, però giustamente io non rinuncio e loro non rinunciano a darmi il piacere. Quindi vi spiego un po' com'è l'organizzazione, intanto con l'immagine di queste belle gerbere che ho comprato ora al Lidl. Allora, mio figlio Marco ha festeggiato ieri sera a casa sua con i suoi amici, quindi ha festeggiato, ha fatto una cena intorno alle 21 e poi a mezzanotte appunto scattava il 7 giugno e quindi ha mangiato la torta, ha brindato e tutto quanto. Mia figlia festeggia stasera, va, siccome lei è golosa e ghiotta di sushi, vi faccio cambiare l'immagine, lei è ghiotta di sushi, se ne va al sushi, però poi dopo cena passa da casa mia e si mangerà la torta, e nel frattempo io ho invitato mio figlio qui stasera a cena, quindi mio figlio verrà per cena mentre mia figlia verrà per il dopo cena, però per mangiare un pochino di torta saranno tutti e due qui. Quindi intanto io sto tornando dal mare, come vedete ho ancora la borsa qui. E sto tornando dal mare, però sono passata dal Lidl a prendere i fiori, perché vuoi apparecchiare stasera, è un compleanno e non metti fiori, non sia mai. Poi ho comprato le noccioline sempre al Lidl per stasera e niente, sono gasata perché sono contenta che i miei figli, appunto, che stasera li vedo, che appunto fanno il compleanno insieme e stasera saremo insieme. Quindi ora vi carico questo piccolo vlog e appunto prima di questo filmato vedrete un piccolo filmato del Lidl che ho fatto ieri pomeriggio, domenica, che sono andata per comprare il gelato appunto e niente ragazze, quindi sono contenta che i miei figli fanno il compleanno e che stasera festeggeremo qui a casa mia. A questo punto baci baci ragazze, vi voglio bene.